Bosi, l'importanza dell'arte di Bosi in questo momento è che cattura tutto ciò che è un passato, non lo espone paro paro come potrebbe essere un'operazione postmoderna in cui tutti i passati convivono, allora usiamo tutto quanto e poi lo cacciamo dentro e buonanotte suonatori. No, c'è un racconto e picchia su questo, perché il suo lavoro è anche altamente letterario, oltre che visivo. Racconta. Lui c'è una componente anche legata alla parola. Entriamo in tutti i campi. Quasi cinematografica l'operazione, quasi teatrale, ma comunque c'è molto di teatrale nel lavoro di Matteo. Prima del silenzio è la conclusione di un ciclo, di un percorso. Il suo significato nella parola, nel quello che è, quello che si dice prima del silenzio. Io ho cominciato con la fotografia analogica, pur venendo dalla pittura. Sono passato alla fotografia digitale per poi ritrovarmi oggi, dopo tanti anni, ad avere l'esigenza di ricominciare a configurare, a costruire le mie immagini, i miei percorsi, la mia poetica attraverso l'utilizzo del collage e della pittura, dello strappo. Però in maniera fisica, diretta. Il fatto di montare su legno, di strapparle, di distruggerle per poi ricostruirle in forma diversa, per me è fondamentale. La mostra, l'evento prima del silenzio, ma tutto il mio percorso artistico è fortemente caratterizzato dai simboli, dall'utilizzo dei simboli. Dalle crisalidi, fotografie elaborate che appunto raccontano la nascita e la rinascita, le nature morte o i simboli legati all'oscurità, all'oscuro, la parte più decadente della nostra umanità, e i simboli religiosi, il Sacro Cuore che appartiene culturalmente a un ceppo sociale, a un gruppo culturale ben preciso. Le immagini anche simboliche come può essere la Giuditta e Oloferne o i santi come l'estasi di Elisabetta o gli occhi fluttuanti nelle mani di Lucia mentre viene abbracciata da queste mani a forma di occhio dal demone. Momenti anche della cultura cristiano-cattolica occidentale, maschere dedicate alla guerra, l'allegoria della guerra. Sono dei ritratti costruiti addirittura con giochi dei miei figli, appiccicati con la colla e queste maschere. Le maschere sono sempre il tema fondante. La maschera che nasconde e, nascondendo, rivela ciò che siamo. Molte delle mie fotografie, molto del mio lavoro racconta questo. Non mi interessa raccontare se una persona è felice o è triste attraverso il suo volto. Mi interessa di più raccontarla attraverso appunto i simboli, la postura, il corpo, la scenografia che in qualche modo sta attorno a questo livello di comunicazione, di immagine. Alla fine, questo prima del silenzio, questa prima della fine, la chiusura di un ciclo, ci fosse in me l'esigenza di tornare alla materia e alla pittura. In realtà la fotografia digitale, la pittura, il collage, la fotografia analogica, sono comunque tutte cose, sono tutti strumenti che vengono utilizzati per un fine unico, che è il racconto che ognuno di noi, quando lavora, cerca di portare avanti.